Sono già più di 500 in una settimana i rifugiati ucraini passati per la Fiera di Udine, centro di riferimento regionale per le pratiche di salute che li riguardano. Prima ci si registra l'anagrafe sanitaria, poi si esegue il tampone ed eventualmente ci si vaccina, non solo per il Covid. A differenza dell'Italia, infatti, diversi vaccini pediatrici in Ucraina non sono obbligatori. La mediatrice culturale Tatiana racconta che per i più piccoli le mamme preferiscono aspettare perché non sono sicure di iscrivere i bambini nelle scuole italiane, mentre tra gli adulti c'è una buona risposta per il vaccino anti-Covid. Oggi ho visto due famiglie che sono andate già alle sue nonne a vaccinarsi, fare anche terza dose, che non rifiutano e dicono che questo va bene per la sua salute. Il centro ha una quarantina di posti letto d'emergenza, ma potrebbe fungere anche da luogo di prima accoglienza, ben più capiente, in caso di necessità. Abbiamo delle possibilità con tanti capannoni di allestire in prima emergenza, quindi nel momento in cui le persone arrivano, ed essendo operativa H24, di avere molte persone che possono essere accolte contemporaneamente. La regione è in prima fila nella gestione sanitaria per la parte di protezione civile, ma il vicepresidente Riccardo Riccardi ritiene necessario il sostegno dei militari. Noi abbiamo chiesto il rinforzo dell'esercito, delle truppe mediche dell'esercito, che in qualche modo per numeri sicuramente limitati ci è stata data un'anticipazione di disponibilità.